30 autori del concorso di novità letterarie si confrontano tra loro per il premio Contrada Marco Libri, che sarà assegnato l'11 luglio a Villa Guaria. Avremo Corrado De Rosa con La mente nera di Sven Kupfer e Vito Bruschini, i segreti del Club Bilderberg della Newton Compton. Ci sarà poi un secondo appuntamento con il libro di scena con l'attrice Brunella Caputo, che interpreterà il piccolo Henry e il mistero di signor Olaf di Rosalba Mottola. Avremo anche un ospite di eccezione, perché avremo Paolo Zanarella. Paolo Zanarella è pianista fuori posto, è un pianista che gira il mondo con il suo pianoforte, quindi lo troveremo a Corso Vittorio Emanuele domani sera. Il 21 saremo ad Atlanta per il premio Uomo Donna del mio tempo con Gianfranco Conte. Il 23 saremo a Tramonti, uno splendido scenario, quello del giardino dell'anima, dove sarà premiato tra gli altri anche Raffaele Ferraioli, in questo caso per la veste di scrittore, perché saranno premiati come ogni anno autori locali. Scrittore Raffaele Ferraioli, editore Officine Zefiro, e quindi avendo qui il piacere di vedere Gabriele Cavaliere. Gabriele, intanto credo che sia un piacere, perché tu è la seconda volta che vieni premiato con questo premio, perché la prima sei stato premiato come casa editrice, stavolta invece per un tuo autore. Grazie, è una sorpresa, non ne sapevo nulla, da buon editore sono l'ultimo a sapere cosa. Complimenti all'autore, l'autore che merita, l'autore è eccezionale, io cerchiamo di dare forma alle sue idee. Non so se vi ha già avvertito, in realtà abbiamo già un altro libro, in realtà sarebbero due, però uno su due è sicuro, uscirà a Natale, sicuro nel senso che ci stiamo già lavorando, quindi non è solo un'idea, ma è già qualcosa di molto più avanti. Sarà una raccolta di filastrocche, aneddoti, proverbi, racconti che i vulcani, come Raffaele Ferraioli, come ho definito più volte, ha raccolto negli anni, e ci sono delle cose fantastiche, molte delle quali abbiamo sentite come racconti quando eravamo bimbi da parte delle nostre donne, ma è molto di più, cioè lui ha raccolto un po' tutte le donne, no? Novità nella novità, da buon racconto, avrà legato un CD dove gli attori reciteranno queste filastrocche, questi aneddoti, queste favole, e quindi continuerà la tradizione del racconto orale. Quindi le si potrà leggere, ma le si potrà anche ascoltare. Complimenti a Raffaele Ferraioli. Grazie Gabriele. Tra l'altro. Sarà premiato Vincenzo Capuano, che è autore di un libro sul fiore di Furore. Sarà premiato Arturo Coscienti Edizioni, sarà premiato Pino Foscari e sarà premiato anche il Centro di Storia e Cultura Amalfitana. Io vi ringrazio di essere stati qui stasera alla Signora di Amalfi, ringrazio i miei tre relatori, i miei tre compagni di viaggio, e quindi il sindaco di Furore Raffaele Ferraioli, il presidente dell'associazione Maiori Film Festival, organizzatrice del centro Alfonso Stellini di Ferrara, e Alfonso Andria, dico solo Alfonso Andria, grazie. E adesso...